Mario Campora alla mia destra, Camillo Campora alla mia sinistra. Mario ha perso qui il fratello Dino e Camillo, ovviamente lo zio. Perso qui, sempre nei giorni della guerra civile, quando questo luogo, da villa di delizie per bambini non abbienti genovesi, si era trasformato in un luogo d'orrore, in un lager partigiano. La testimonianza di Mario Campora è particolare perché è una delle poche persone che ricordano di essere venute qui in cerca dei resti dei parenti subito dopo la fine della guerra. In che anno, in che mesi? Beh, adesso preciso il mese non ricordo, io ho 15 anni e quindi proprio preciso non ricordo. Sono venuto con il figlio di Gianelli, no? Non sapevamo dove erano ancora. Poi è venuto mio padre dopo che hanno trovato i morti lì nei boschi. Io ricordo mio padre ha trovato il suo figlio, l'ha conosciuto, era legato con filo spinato, mani e piedi. La testa fracassata, insomma, l'ha identificato e anche due oggetti, un pettine, e quindi ha potuto recuperarlo e l'abbiamo messo poi qui nel cimitero di Rovegno, che sono stati qui qualche anno, no? C'era un cimitero dei caduti, mentre c'erano chi non li ha conosciuti, purtroppo, era un numero, una croce con un numero. La cosa era orribile, certo, erano tutti ammassati, cioè erano già un mezzo putiferio, ecco, i morti. Non ricordo quanto tempo sono stati lì sotto adesso, io non riesco a avere la memoria perché le cose di 15 anni poi vanno via, forse sarà che vuoi dimenticare, vanno via proprio, veramente, c'è dei momenti che... Sono entrato in colonia, dicevo, in quel camerone lì che adesso è chiuso, non è più camerone, cioè, ho visto che hanno fatto dei muri. E le devo dire che non c'era più nessuno, che era abbandonato tutto. C'erano scritte di tutti questi prigionieri, mamma, papà, Carlo, tutti i nomi lì, che non ricordo chi mi ha detto, guarda, forse è una scritta di tuo fratello quello. Abbiamo una testimonianza che ritengo importantissima. È la testimonianza della signora Grazzini, sorella del capitano Grazzini, uno degli ultimissimi ad essere uccisi qua alla colonia. La sorella di Grazzini arrivò qua nel giugno del 1945 alla ricerca del corpo del fratello. Lo trovò, lo identificò per alcuni oggetti personali che si era nascosto sotto la camicia e che non gli erano stati portati via. Per chiedere perché suo fratello era stato ucciso, per chiedere in qualche modo giustizia di questa uccisione, la signora Grazzini si recò al comando partigiano, l'Hotel Bristol di Genova, dove parlò con un sacerdote inizialmente, il quale non si dimostrò molto cristiano nei suoi confronti, e parlò poi con un ufficiale inglese. Un ufficiale di collegamento che era stato paracadutato nei pressi di queste zone, nei pressi della colonia, dove aveva preso contatto con i partigiani e aveva vissuto con loro nell'ultimo periodo della guerra. Questo ufficiale inglese le disse queste testuali parole: sì, sono stati uccisi perché non potevamo lasciarli andare per come erano ridotti. E le fece capire che, oltre alle percosse, venivano nutriti con un pugno di castagne secche al giorno. Qui ci stiamo avvicinando alla palestra, siamo sul retro della colonia, su un fianco per esattezza, e oggi ha delle inferriate che ricordano davvero un carcere. Questo erano locali adibiti a carcere in quel momento. Ecco, qui anche, oltre che nella torre e nel locale caldaie, qui anche erano racchiusi, rinchiusi, i prigionieri. Abbiamo sentito di questi trattamenti, ma qualcuno,
qualche fascista detenuto, non è riuscito a scappare da qui? Noi conosciamo soltanto due persone che sono uscite vive dalla colonia. Uno è oggi defunto, era un volontario, un paracadutista, catturato da una banda partigiana a Genova, portato alla colonia, ma scambiato, per sua fortuna, con un gruppo di partigiani catturati dalle forze della Repubblica Sociale. E quindi rimase qui alla colonia soltanto per pochi giorni. L'altro, diciamo che ne abbiamo una testimonianza indiretta, in quanto era un ex della Brigata Nera di Tortona, che non abbiamo più rintracciato, ma che sappiamo da testimonianze che, ripassando per Garbagna, da dove era stato catturato, disse: io sono l'unico superstite, parlando con la popolazione locale che aveva assistito allo scontro e alla successiva cattura dei militi in quel di Garbagna. Quindi di tutto, perché se ne sarebbero venuti fuori, di circa 600 prigionieri, tanto si parla, due soli sicuramente sopravvissuti, sicuri. Può essere una cifra enorme quella degli ammazzati qua. Sì, certamente. Sommando Rovegno e Bogli, questo numero di 600 è una cifra che supera di gran lungo tantissime altre orribili stragi compiute nel nord Italia, ma supera soprattutto di gran lunga le rappresaglie che vengono oggi sempre ricordate ai giovani e con celebrazioni ufficiali da parte dello Stato, della provincia, del comune.